Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Sì, siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Sto recuperando tutti i contenuti che mi sono lasciato alle spalle e uno dei contenuti che mi sono lasciato alle spalle è Ramu X1. Ramu X1 che al suo debutto mi aveva un pochettino spiazzato, a dire la verità, e devo ammettere che tuttora un pochettino mi spiazza per alcune meccaniche, soprattutto immaginando ovviamente quella che sarà la X2, che per il momento non avrò la possibilità di fare in nessun modo. Però la X1, diciamo che con un setup abbastanza simile anche a quello che ho utilizzato con Shiva Ramu, con la doppia summon di Shiva Ramu, mi ha permesso finalmente di potermi togliere almeno questo peso dallo stomaco. Il setup che vado ad utilizzare in questo caso è, ripeto, molto simile a quello che vi ho fatto vedere con Shiva Ramu, solo che in questo caso Cloud viene ulteriormente potenziato dal punto di vista di Water Potencies e quindi mi consente di fare più danni nei confronti del nostro vecchietto. Barrett e Matt sono praticamente identici a quelli che vi ho fatto vedere appunto nella doppia summon, mentre invece per quanto riguarda Cloud, come potete vedere, ho una buona difesa magica, però come potete notare gli HP non sono tantissimi e in un modo o nell'altro bisogna cercare di sopravvivere. Cloud è quello che mi subisce più danni in assoluto all'interno di questa battaglia, però riesco sempre a tenerlo in vita, quindi questa diciamo è la cosa importante. Come sub-weapon, tutto ciò che mi permette di aumentare attacco e abilità diciamo abilità acqua, quindi tutto ciò che mi consente di fare danni acqua e danni fisici, tranne il rocket launcher di, cioè, scusa, l'enemy launcher di Barrett, che mi consente di avere attacco e abilità fisica. Infatti riesco a cappare l'attacco fisico. 3 purtroppo come ability fisica, che sarebbe stato meglio magari portare un po' più su, però Boost Water come potete vedere livello 6, che non è affatto male. Come arma secondaria si può utilizzare anche una Glavenus, tanto con la summon a livello 6 ma anche a livello 5 penso, i minion si riescono a shottare, a differenza ovviamente della, diciamo, della summon a livello 10, che vi darà una grandissima mano con invece la X2, cosa che dovrò fare perché altrimenti non riuscirei appunto a giocarmela bene. L'attacco AOE, però, per chi possiede la spada di Bahamut, può essere utile per gestire i minion. Io effettivamente l'ho voluto provare, ma non faccio abbastanza danni, quindi mi conviene caricare la summon e usare la summon, e quindi qui come arma secondaria potreste tranquillamente mettere una Glavenus per aumentare gli HP e specialmente aumentare anche il boost di ability fisica, specialmente abbassare anche la difesa al vostro avversario, quindi penso che comunque la Glavenus in questo setup sia più raccomandabile. Per Barrett invece stesso discorso, Solid Bazooka e Squaletto, proprio per abbassare la difesa, per abbassare diciamo la resistenza ai danni acqua e per abbassare la potenza magica del nostro vecchietto. 195 come diciamo difesa magica, ma con 15.000 HP, quindi molto più alti, che mi consentono appunto di essere molto più incisivo. Potrei mettere tramite le sub-weapon un'altra arma che mi dà difesa magica a tutti, ma personalmente parlando, già con 190, anche 200 di Magic Defense, la X1 si riesce a fare abbastanza tranquillamente, quindi non c'è bisogno di spingere così tanto. Mentre invece per quanto riguarda Matt, abbiamo la spada di gomma per abbassare cioè per ridurre anzi totalmente la difesa del nostro avversario, e poi la Core Defender per la difesa magica. Ultimate, che mi serve per cleansare la prima volta che Ramu continua ad attaccare e continua ad abbassare la difesa magica in continuazione. Tutto ciò che mi consente di aumentare la difesa magica, infatti abbiamo ben 243, quindi molto 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 buono. E poi tutte sub-weapon che mi permettono di incrementare healing e buff debuff extension. Anche se in realtà buff debuff extension non mi serve più di tanto, ma la centipede mi aumenta l'healing in modo mostruoso.
Anche la Prime Number mi consente di incrementare healing e resistenza al tuono, molto, molto importante, e poi guanti Bahamut di Tifa che mi consentono di aumentare la difesa magica e gli HP. 3000 come healing, che penso sia abbastanza sufficiente. Materia per curare All, che giustamente viene leggermente diciamo depotenziata, ma che fa comunque il suo lavoro. 11.400 HP, però con 243 di difesa magica, direi che sono il compromesso ideale. Detto questo, è un setup che, appunto, ripeto, funziona con l'abbassare per l'appunto l'attacco magico, abbassare le resistenze, permettere a Cloud di fare danni. Quindi è comunque un setup molto valido. Ho giocato in semi-auto per la maggior parte delle volte, perché con auto purtroppo si rischia di targettare i minion, perdere DPS, e soprattutto nella fase a sigilli, se si sprecano attacchi, è un casino. Quindi meglio concentrarsi sempre su Ramu utilizzando il semi-auto, in modo tale che voi possiate magari controllare un personaggio tra Barret e Matt in base a quello che vi serve. Cloud va avanti da solo, tranquillamente facendo danni, abbassando difese, tutto quello che volete, mentre invece tra Barret e Matt potrete comunque switchare un po' uno e un po' l'altro, proprio per quello che vi serve magari in quella determinata situazione, le cure o comunque rimozione di sigilli, eccetera eccetera. Detto ciò, vi lascio alla run, che comunque sia è abbastanza, diciamo, interpretabile. Non metterò a commentarla perché comunque sia penso che già comunque anche la maggior parte di voi abbia concluso la X1 e addirittura anche la X2. Io sono quello che si ritrova a essere sempre indietro, ma perché purtroppo io ho diciamo il tempo da distribuire e da dedicare a tante cose, quindi rimango sempre un pelo indietro. Però per quelli che rimangono indietro come me, avranno comunque la possibilità di poter vedere il setup e vedere come funziona direttamente qui. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.
しての三三。4213